Spesso mi viene chiesto, ma qual è il tuo disco migliore per provare l'impianto? Qual è la tua registrazione migliore? Ovviamente sono domande per me molto imbarazzanti perché è veramente difficile stilare una classifica fra centinaia, direi migliaia di registrazioni realizzate, ciascuna con il grande impegno, con la grande attenzione ad ottenere sempre il meglio. Tuttavia, certamente ci sono delle combinazioni di organico, di tipo di musica, di strumenti suonati, di situazione ambientale di registrazione che creano quei prodotti che l'audiofilo considera perfetti per mettere alla frusta, per così dire, per provare al meglio il proprio impianto. Ebbene, il file HD di cui parliamo oggi rappresenta sicuramente uno di questi. Sto parlando di Restless Spirits, una mia registrazione dei primi anni 2000 che oggi ho ripreso in mano fin dalle tracce native e ne ho ricavato una nuova versione, un nuovo missaggio pensato esclusivamente per il mercato dei file HD per l'appunto. E ovviamente lo troverete nel nostro store digitale su www.referencemusicstore.com. Perché io penso che questo sia un file caratterizzato da una registrazione particolarmente spettacolare, particolarmente adatta a testare un impianto? Perché intanto si tratta di un organico gigantesco, una super big band di una cinquantina di elementi, una big band allargata, ma del dettaglio musicale ne parleremo fra un attimo nella lunga intervista col direttore d'orchestra Marco Pasetto. All'interno di questa formazione, necessariamente registrata in un grande teatro, quindi live in studio, come mi piace dire, è presente una nutrita schiera di percussioni, la batteria, strumenti elettrici, chitarra elettrica, pianoforte elettrico, oltre ovviamente al pianoforte vero, e ovviamente questa imponente, impattante sezione fiati, tipica della big band, più tutti i legni d'orchestra che vedremo hanno una funzione veramente particolare. La musica poi è estremamente godibile perché è un jazz mainstream ispirato ai ritmi e ai colori africani, da cui anche la copertina molto particolare che avete potuto notare. Insomma, un disco che voi lo inserite nel vostro impianto e vi fa letteralmente saltare sulla poltrona. Esaurita questa parte tecnica, comunque molto importante per il pubblico di questo canale, passo ora la parola a me stesso e a Marco Pasetto per approfondire tutti gli aspetti musicali e soprattutto la incredibile storia di questa orchestra, la cui fondazione risale a più di 200 anni fa. Marco Pasetto, è una bella idea secondo me quella che ho avuto, spero che lo sia anche per te, di fare questa chiacchierata anche se a 1570 km di distanza, come dico sempre, ma la tecnologia per fortuna in questi casi è benevola e aiuta. E perché dico questo? Perché per quanto i tempi moderni consentano di usare certi termini, io credo che noi possiamo parlare di amicizia fra di noi, giusto? Ma infatti mi mancavano le chiacchierate con te, sono contento che ci ritroviamo anche se a distanza. Anche perché noi, e io partirei proprio dall'inizio in qualche modo, abbiamo veramente fatto tanti dischi assieme della serie, alcuni importantissimi proprio col marchio Velut Luna, ma prima di debuttare col primo disco con marchio Velut Luna abbiamo fatti tantissimi per altre etichette, quindi io nel mio ruolo di ingegnere del suono, produttore esecutivo, usa i termini che vuoi, e tu ovviamente di artista e produttore musicale, perché poi erano quasi sempre tue iniziative. E ricordo, e poi lascio la parola a te, proprio il primo, che dicevamo un attimo prima di andare in onda, che risale addirittura al 1997, il tempo passa, la cosa mi inquieta, ma che era un disco cameristico con te al clarinetto, Paolo Birro, ancora giovane anche lui, al pianoforte, e una assolutamente sconosciuta e credo da pochissimo in Italia, Sherry Potter, che tu hai scoperto e hai portato.
ma ti lascio la parola. Allora, io in quel periodo lavoravo per Demetra, che era un'etichetta, una casa editrice, che aveva deciso di allargare, oltre ai libri, anche avere delle registrazioni. E mi hanno dato l'incarico di cercare una cantante che fosse in grado di cantare gospel e spiritual. E suonavamo insieme con la Storyville Jazz Band con Giuseppe Zorzella, che aveva avuto modo di suonare con Cheryl e me ne aveva parlato. E allora io l'ho chiamata, viveva a due ville, doveva ancora sposarsi perché poi ho partecipato al suo matrimonio con Guido, è stato bellissimo anche ritrovarsi in quel momento. E subito lei ha pensato con grande entusiasmo di cantare tutto questo, anche perché sua mamma, sua nonna le cantavano tutti questi brani e il frutto di questi Best Loved Spiritual Collection si intitolava, tutti bravi brani che ha proposto lei perché li sapeva per tradizione orale, nonostante lei fosse... Certo. Cioè, ha cantato e abbiamo fatto questo disco che ancora adesso io ascolto perché è veramente molto Sì, bello. anch'io di tanto in tanto mi capita di andare a riascoltarlo. Quello è anche quello che abbiamo fatto, credo, 3-4 anni Sì. dopo già molta acqua passata sotto i ponti con la tua big band. Con la Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona, di cui sei direttore storico ormai, ed era una versione allargata e sontuosa, mi verrebbe da dire, di quel primo disco con spazio a Gershwin. Ricordo che abbiamo fatto la Rhapsody in Blue con Paolo Birro al Bellissimo, sì. pianoforte, un discone proprio, no? Organico, gigantesco. E quindi anche quella è stata un'esperienza veramente notevole, ma poi anche ricordo un disco fatto sempre con Cheryl in un piccolo teatro a Padova, Sì, e di in canti natalizi. quartetto, che sempre canti natalizi, vero? C'era Sì, canti anche natalizi. Michele Pacchera alla marimba o Sì, al al vibrafono. vibrafono. E Sì. credo lo stesso Guido, Sì, che compare sì. al contrabbasso, marito di Cheryl. E, insomma, veramente tantissima, tantissima acqua passata e lavori fatti per arrivare poi a quel, credo che il primo disco sia stato quello con la Storyville, se non sbaglio, nostro. Sì, perché Come poi Velut Luna, intendo, penso di sì, perché eri Sì. venuto a registrare un nostro concerto con Dado Moroni. Esatto. E dopo parecchi anni siamo venuti lì a A registrare Breganzol, a sì. Breganzol a 6-7 brani per Integrare. integrarlo, per farlo diventare, perché non c'era tantissimo materiale, avevamo fatto un concerto molto breve. E quello della Storyville forse è stato il primo, sì. Sì, io lo vedo anche dal numero di catalogo che è 148-149, quindi decisamente nella prima fase della storia di Velut Luna. E poi da lì sono seguite altre cose e tutte, beh, due in particolare con la Big Band. Una è appunto questa di cui stiamo parlando oggi. Però parliamo allora, perché poi ci concentreremo su quello che è l'oggetto della discussione di oggi, cioè Restless Spirits. Successivamente a Restless Spirits facciamo quell'altra operazione gigantesca dedicata ai temi dei film di James Bond Grazie. 007. E quella è stata anche un'operazione veramente importante, io credo, per tutti. Beh, la cantante Fabiana Martone, che è stata strepitosa, e anche per lei è stato un disco veramente di apertura importante, no? E poi per voi, che, e in particolare i tuoi ragazzi, cioè voi avete curato i nuovi arrangiamenti, perché ricordiamo che è un disco da far tremare le vene nei polsi, come si dice, perché avete preso questa responsabilità di riarrangiare e adattare alla vostra formazione alcune delle canzoni più famose della storia del cinema e della musica stessa, no? E Sì. infatti mi ricordo che c'è stato tipo 6-7 mesi di preparazione, se non sbaglio, da parte vostra. Sì, è stato un gran lavorone. Mi ricordo che Giordano Bruno Tedeschi e la moglie Linda Anzolin si sono chiusi per 10 giorni per concepire, riarrangiare, riscoprire le sonorità con quello che è proprio la nostra formazione, che è un po' atipica.
si tratta di una concert band, per cui una big band classica allargata ai flauti, ai clarinetti, ai corni, al basso tuba, al glockenspiel, alle percussioni. E allora con questi colori bisognava un po' ripensare tutti gli arrangiamenti, e infatti con la straordinaria voce di Fabiana Martone, che io la seguo ancora adesso, ed è sempre più brava, devo dire, però era già straordinaria allora, con una pronuncia inglese impeccabile, ha cantato veramente bene. Ho anche il vinile, ogni tanto lo riascolto, certo. Lo riascolto perché è un piacere. Assolutamente, sì, io ricordo poi che quella registrazione fu, beh, come praticamente tutte le nostre registrazioni, un quasi live, nel senso che, beh, come orchestra assolutamente live, registrammo a Chiuppano, all'auditorium di Chiuppano, tutti in diretta, insomma, bella impresa, poi la voce ha fatto qualche ritocco dopo, ma anche Fabiana ricordo che cantava in diretta come voce guida, ma poi alcune cose le tenemmo, insomma, sì, una bella operazione. E arriviamo invece a parlare di questo Restless Spirits, che per certi versi, da produttore musicale, è forse la cosa più interessante, no, dal mio punto di vista, perché è tutto basato su musiche originali, scritte praticamente apposta per questo progetto o adattate appositamente per questo progetto, ma sempre da tunes originali di Roberto Magris. Allora vorrei che mi parlasse un po' di questo rapporto, di questa operazione e il rapporto con lo stesso Magris, che peraltro poi suona le tastiere, suona il Fender, il pianoforte, praticamente in tutti i pezzi, quindi anche una presenza, diciamo, da special guest, lo stesso autore. Ma guarda, con Roberto Magris io l'ho conosciuto attraverso un batterista di Venezia, che conosciamo, penso, in comune, un grande musicista, e praticamente abbiamo iniziato suonando Mali Blues. Appena ho visto lo spartito e ho ascoltato Mali Blues, mi sono innamorato di questa sua musica, e allora mi sono messo in contatto con lui, gli ho chiesto se poteva darmi qualche spartito. Lui è una persona semplicissima, incredibilmente disponibile, e un grande musicista, perché lui suona spesso negli Stati Uniti. Non è considerato, diciamo, nell'ambiente italiano come dovrebbe essere, perché lui ha più contatti con l'estero che contatti con musicisti italiani, perché suona abitualmente anche i suoi dischi con musicisti americani, con musicisti stranieri, e fa dei dischi bellissimi. Allora, sapendo che una big band poteva occuparsi, abbiamo fatto un primo concerto nel 2004 all'Auditorium Pollini, dove abbiamo fatto metà repertorio con una cantante e metà repertorio con lui. Ci è piaciuto suonare questi 4-5 brani. E allora, perché non fare un disco con Roberto Magris? E naturalmente subito abbiamo pensato alla Velut Luna, a te Marco, perché ho una fiducia cieca nelle tue grandi capacità di ingegnere del suono. Bontà tua! Sei veramente il top, su questo nessuno ti può. E allora subito abbiamo pensato, bisogna fare questo disco, perché a tutti i musicisti piaceva la semplicità dei suoi brani, e che sono tutti arrangiati da lui, tranne uno, due che ho arrangiato io. Sì. Anzi, in uno non mi sono neanche attestato l'arrangiamento, perché è talmente bello, Blues from a Sleeping Baby. Sì, che è il secondo brano poi del disco, se non sbaglio. Che quel brano lì, più che arrangiato, io ho messo tutte le voci all'unisono, dicendo ai musicisti di ascoltarsi, e spesse volte quando lo suoniamo in concerto ho chiesto a tutti loro di impararlo a memoria e di poterlo suonare anche camminando. Entriamo in teatro a volte suonando questo brano con la ritmica in teatro, perché crea veramente una magia, un pathos, un'atmosfera particolare, densa proprio di swing e di poesia, perché è un brano poetico. Sì, sì. Io ricordo che anche quello fu registrato assolutamente, quello proprio in diretta, super diretta, con forse 20 tagli in tutto il disco. E sì, vero. Quindi grande, grande preparazione, grande, grande tutto da parte vostra. E una grande esperienza, un disco che poi, e io non ho problemi a dirlo,
per qualche strano e inspiegabile motivo, che in realtà io conosco molto bene, che è questa esterofilia violenta che ha il pubblico italiano, purtroppo, non ha avuto, secondo me, un riscontro in quegli anni lì in cui uscì come meritava, anche e soprattutto da parte del pubblico. Allora, siccome non è solo lui, ci sono tanti dischi che purtroppo, se non si vede scritto il nome famoso sopra, no? Tutti i nomi italiani e nessuno di questo famoso nell'accezione della notorietà televisiva, perché oggi famoso vuol dire o sei in televisione o sei fuori dalla televisione, no? È vero. E questo vale per tutti i generi, non solo per il pop, dicevo, e allora ho detto, ma caspita, e quasi per caso mi è capitato di riascoltarlo, sono stati un po' di anni che non lo sentivo, ho detto, sto disco è troppo bello, e allora l'ho ripreso in mano, perché poi a distanza di quasi 20 anni, 15 anni, ovviamente dice, ah, potevo fare quella cosa, potevo fare quell'altra, oggi con la tecnologia puoi fare quella cosa. Fra l'altro tu ancora non hai sentito la versione rimasterizzata, no, al momento in cui facciamo questa intervista, ma te la manderò prima che questa intervista venga pubblicata, così comunque la sentirai per primo, e credo che il risultato era già eccezionale prima, però adesso mi piace di più, non so come dirla. Credo di aver tirato fuori ancora di più l'anima che c'è dentro a questo progetto incredibile. Anima che poi sta tutta nel segreto, secondo me, e adesso ti faccio questa domanda pesante, nel segreto di questa tua formazione, perché secondo me va spiegata bene questa formazione, perché non è una banda, la classica banda, è proprio un'orchestra ritmo sinfonica, è una definizione tecnica corretta, però bisogna spiegare bene, perché in pratica, e ti lascio la parola, spiega bene. Sì, dunque noi viviamo di una grande eredità, perché devi pensare che tutto è partito nel 1974, quando arrivò Mario Pezzotta, un maestro, un grandissimo trombonista che lavorava con Gorny Kramer. Lui faceva parte del Gorny Kramer e i suoi tre negri. Ah, fantastico. Vediamo se YouTube ci censura adesso, l'algoritmo micidiale. No, però questa è storia, quindi... Era in copertina perché suonavano i pionieri proprio del jazz insieme a Gorny Kramer, e c'era anche Renzo Nardini. Io iniziai a suonare con la banda, pensa, quando faceva l'aria da opera agli intermezzi nel 73, sì. Avevo 10 anni. L'anno dopo arriva Mario Pezzotta e sconvolge il tutto. Questa banda acquisisce una ritmica e comincia a studiare il repertorio jazz. Questo per 11 anni Mario Pezzotta, poi per altrettanti anni Renzo Nardini, altro grande musicista. Io mi sono trovato così, conoscendo questi due giganti, a ereditare questa grande sapienza nel linguaggio swing, anche nel condurre gli arrangiamenti. E ci sono molti musicisti addirittura di quel tempo che hanno suonato con Pezzotta e con Nardini, per cui c'è una grande amicizia intanto come gruppo di musicisti, e tecnicamente appunto è una formazione composta dalla sezione ritmica classica, le quattro trombe, i quattro tromboni, i cinque sax, e poi la sezione dei flauti, la sezione dei clarinetti, la sezione dei corni, la sezione con il basso tuba, con vari altri strumenti, per cui si tratta di una sorta di concert band, ma è più giusto chiamarla ritmo symphonic band. Noi, il primo progetto che abbiamo fatto era Swing Phonic, arrangiamenti di musica classica ad opera di Sammy Nistico, un grandissimo arrangiatore americano, certo. Arrangiatore di Count Basie, di grandi orchestre, e abbiamo un po' ereditato e fatto diventare, da banda ritmo sinfonica, big band ritmo sinfonica Città di Verona, proprio sull'onda di queste esperienze. E così noi lavoriamo sempre preparandoci al meglio per le registrazioni, in modo che le registrazioni siano spontanee, non ci siano cose artefatte, ma con te mai è successo, e cerchiamo di arrivare proprio
pronti e abbiamo sempre registrato in diretta nell'arco di mezza giornata, in modo che anche i musicisti non possano stancarsi per cercare perfezioni che a volte diventano leziose, secondo me. Ci vuole la spontaneità, ecco. Io ricordo la mia esperienza con voi che è sempre molto sbilanciata, nel senso che ci vuole quasi più tempo a allestire l'impianto in teatro e poi smontarlo piuttosto che poi la durata della registrazione effettiva, per cui confermo al 100% questa cosa. Una cosa che io ho notato, e questo l'ho notato un po' dappertutto, ma soprattutto nel disco dedicato a 007, perché evidentemente questo lo richiedeva, la capacità di te come arrangiatore o dei tuoi arrangiatori in questo caso, ad esempio, di far suonare i legni come se fossero degli archi. Cioè, ci sono i clarinetti e i flauti, molti passaggi del disco dedicato a 007 che in qualche modo simulano con queste sonorità morbidissime che riescono a tirar fuori il suono degli archi originali dell'orchestra originale, o mi sbaglio? No, guarda, hai proprio colto, anzi chi ha colto questo aspetto, che anche tu mi fa piacere lo abbia colto, è stato il mio maestro di jazz, Augusto Mancinelli, che è stato il mio insegnante di musica jazz a Rovigo. E quando fece il disco con noi, proprio lui aveva l'impressione di avere una sezione d'archi insieme alla big band, invece erano flauti, clarinetti, ed è proprio questo intento. In verità c'era già Artie Shaw che aveva iniziato un po' ad usare la big band, ma lui usava veramente gli archi, certo. Infatti aveva una sezione d'archi. E comunque nel teatro Martinelli abbiamo fatto questa registrazione il 28 settembre 2008, perché ricordo quel pomeriggio, un teatro molto bello, fra l'altro. Che era domenica, ricordo benissimo. Era proprio di domenica. E c'era, insomma, possiamo parlare degli ospiti. Certo, dobbiamo. A parte Magris, che veramente io l'ho sentito scatenato quando suonava, aveva un magma sonoro, cioè quando partiva con gli assoli mi aveva sorpreso. Quando abbiamo suonato dal vivo era molto più tranquillo, invece in quella registrazione lì ha dato un'energia incredibile, secondo me. E poi Massimo Greco, un trombettista che abbiamo conosciuto. Lì insegnavamo insieme in una scuola e anche lì sconvolto sono rimasto. Infatti è un trombettista che suona con questa Martin, la tromba di Miles Davis, con questa capacità di raddoppiare, di modulare e di seguire la ritmica, e proprio nella sezione ritmica c'era anche Sbibu. Certo. È un grandissimo percussionista veronese che ha studiato tanto in Brasile, ha aggiunto al beat, all'aspetto percussivo e alle composizioni di Magris un qualche cosa in più. Certo, sì, guarda, io adesso che hai citato la data ho avuto il flash esatto di come andò quel giorno. E a riprova di quello che dicevo prima, io ricordo che con tre assistenti, perché quella volta portai tre assistenti con me, arrivammo al teatro tipo alle 7 di mattina. Mamma mia. La registrazione era prevista per il pomeriggio e siamo stati a pelo nel montare tutto, anche perché va ricordato, allora tu dici 2008, insomma tempi abbastanza recenti, ma all'epoca io almeno continuavo a registrare ancora con i classici registratori fisici, non con i computer. All'epoca ero già passato, all'inizio si registrava con i Tascam, registratori a 8 tracce linkati uno con l'altro su nastro i8, e quello ad esempio il sistema che ho usato quando registravamo ad esempio dal vivo il progetto con la Storyville, e io mi ricordo che mi capitava spesso di portare in giro sei registratori, cioè un peso, un ingombro pazzesco. All'epoca invece del disco con Magris era una fase intermedia, nel senso che avevo i registratori della Lasis su hard disk, cioè che erano degli stand alone, comunque avevano l'immagine del registratore pesante, erano solo due, non sei, però insomma
per dire col mixer digitale grande esterno, perché ovviamente questi registratori oggi si gira col portatile che ha la workstation tutto integrato. Quindi sembra che sia passata una vita, anche se in realtà sono fra virgolette 15 anni. Quindi proprio a riprova del fatto che ci voleva più tempo a montare e smontare, perché poi registravamo il pomeriggio, ma anche alle 6 avevamo finito, cioè una cosa sì, proprio sì. Un 4 ore. E poi altre 4 per rismontare tutto. Insomma, è un bellissimo ricordo, comunque che ricordo con nostalgia, come dire. Senti, niente, quando gli spettatori sentiranno il brano che adesso sceglieremo da far sentire insieme, tu l'avrai già sentito, perché c'è questa discrepanza temporale fra quando registro e quando ovviamente il programma registrato va in onda. E cosa facciamo sentire? Dai, scegli tu un pezzo. Ma guarda, io un'idea ce l'avrei, però dilla tu. L'ho riascoltato perché, sapendo di questa nostra chiacchierata, mi sono messo, sono anch'io incerto se riascoltare Standard Life o African Mood, anche il primo brano, e riascoltando volevo farti ancora i complimenti perché c'è una spazialità dove si sente veramente, sembra di essere dentro il teatro. Quello era il senso, in effetti. Quando si ascolta in cuffia e si ha questa sensazione, è difficile adesso sentire le big band con questo senso di spazialità, perché di solito è tutto artefatto, perché viene fatto a sezioni. A sezioni, certo. E invece sentire il suono così bello, spaziale, dove c'è la sensazione proprio dello spazio, tu chiudi gli occhi e ti immagini la big band nel palcoscenico e hai la possibilità di ascoltare la stereofonia e tutte le frequenze, perché poi si sentono le frequenze dei flauti, si sentono le frequenze dei sax, delle trombe, dei tromboni, della sezione ritmica, non ne parliamo, che è molto definita. Se poi tu mi dici che l'hai migliorato ancora, sarà veramente un piacere riascoltarla. Diciamo che ho dato un'ulteriore definizione al tutto, ma ovviamente senza alterare, perché poi, ripeto, non è che ho preso e stravolto come fanno certi remastering oggi, che non riconosci più, spingono solo per far suonare forte. No, ho cercato proprio di amplificare ancora quella percezione che tu hai ben descritto, che è la caratteristica forse principale della registrazione. Ho cercato di dare ancora maggiore rotondità e spazialità a questo suono, già di suo, ripeto, buono, quindi in realtà non ho fatto cose clamorose, però insomma quel qualcosa, come si dice. Senti, allora African Mood. Oppure no, dai, decidi tu. Ma African Mood sì, perché inizia con questo gioco ritmico della band che fa dei gesti suono, un po' una cosa tribale, mi è piaciuto, come mi è piaciuto tanto anche Mali Blues. Guarda, sono proprio incerto. African Mood va bene comunque, dai. African Mood. Senti, grazie di questa chiacchierata, fa sempre piacere e ovviamente chissà, magari in futuro faremo ancora cose assieme, sicuramente, noi stiamo sempre aggiornati, come si dice, reciprocamente, per cui pronti, attenti, via, come si dice, no? E basta, per cui allora, ci salutiamo il pubblico, ciao. Un saluto a te, da tutta la big band, un abbraccio a te e a tutti gli amici. Grazie. Che abbiamo in comune. A tutti voi. Ciao Marco. Ciao. Oh,